Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Siete qua tutti insieme per assistere a un particolare processo. Lo spettacolo viene rappresentato in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. E anche processo in realtà può essere una parola bella, perché significa percorso. In Italia ci sono 1.200.000 bambini e adolescenti in condizioni di povertà assoluta. Ci sono bambini che restano coinvolti mentre giocano all'aperto in sparatorie, come da ultimo la piccola Noemi, ferita gravemente da un proiettile qualche settimana fa a Napoli, alla quale rivolgo il mio pensiero e un grande incoraggiamento. Pochi minuti fa abbiamo ricevuto la notizia più bella. Noemi è fuori pericolo e vorrei che l'applauso di questa sala salutasse il coraggio di questa bambina a cui tutti ci stringiamo con affetto e commozione. Entro alla corte. Oggi ci troviamo in quest'aula di giustizia per decidere le sorti dell'imputato Pinocchio. Signor Presidente, signori della corte, io non sapevo dell'esistenza della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E per la verità non so neanche perché oggi mi trovo qui. Che cosa ho fatto? Sono responsabile di aver venduto l'abecedario per andare a giocare con i miei amici? Per aver marinato la scuola? Per aver sognato il paese dei balocchi? Il povero tuo genitore, Geppetto, ha venduto la sua giacca nei momenti più freddi dell'inverno per comprarti l'abecedario. Io a scuola volevo andarci, ma poi ho incontrato due amici che mi hanno detto che potevo anche saltare la scuola. Che colpa ne ho? È un bambino ingenuo, non certo un bambino cattivo. Ha incontrato il gatto e la volpe, che lui considerava due amici, che l'hanno raggirato. È evidente che è innocente. Noi non abbiamo fatto nulla! Noi abbiamo sorriso a Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio ci ha creduto! Creduto? Ci ha creduto perché crede a tutto! È un credulone, uno stupido! Pinocchio è un bambino buono, un bambino che ha sbagliato e ha riconosciuto i suoi errori e che ha incontrato pochi adulti consapevoli del proprio ruolo. Chi è d'accordo con me per assolverlo, alzi la mano. Non si può addebitare la sua tendenza al sogno e al gioco, che sono il presupposto perché gli adulti possano far comprendere il senso del bello della vita, ma anche dei valori fondamentali cui la vita stessa si basa. Primo fra tutti, l'impegno ad un percorso verso una vita responsabile e consapevole. Per questi motivi la Corte, letto l'articolo 530 del Codice di Procedura Penale, assolve Pinocchio dalle imputazioni ascrittegli perché il fatto non sussiste.